Ciao a tutti e bentornati in Tessila News. Icona di stile, di energia pura, di un modo di affermare la propria femminilità fuori dai canoni tradizionali. Tutto questo e molto di più lo potrete trovare nel Frida. Analizziamolo nel dettaglio. Ma che colori questo Frida! Allora, analizziamo subito la composizione, 50% cotone e 50% acrilico, così in gomitoli da 50 grammi per una lunghezza di circa 170 metri, per il quale consigliamo l'utilizzo o dei ferri 4-5 oppure dell'uncinetto 3,5-4,5, molto sottile, vedete come questo mix di colori perfettamente lavorati insieme si fondono in un unico filato. Davvero qui alla mulinatura creata in fase di torsione è abbinata la tintura sfumata per un cotone che sarà unico nel suo genere, così come uniche saranno le vostre creazioni, che meriteranno sicuramente un lavaggio accurato, per il quale consigliamo il lavaggio a mano. Sconsigliamo ovviamente di candeggiarlo, così come evitare anche l'asciugatrice. È possibile invece stirarlo ad una temperatura non superiore ai 110 gradi, sempre apponendo il famoso panno nella parte superiore, ed è possibile utilizzare tutti i solventi, eccezion fatta il tetracloretilene. Adesso analizziamo nel dettaglio quelle che sono le bellissime varianti di colore. Questa che vedete qui è la variante Jamaican, eccola qui, sviluppata sul nostro telino. Questa variante qui invece è la variante Cosmopolitan, quindi con i toni del blu, del bordeaux, ma anche del lilla. Questa variante qui invece è la variante Luisita, con il blu, il giallo e tutte le tonalità del verde. Questa invece, ben più delicata, è la variante Mimosa, con diverse tonalità del rosa, dal più chiaro a più scuro, messi in risalto anche da questo leggero tortora e grigio, aggiungerei. E adesso invece esplosione del giallo con il Margarita, eccolo qui. E infine concludiamo con il Paradise, eccolo qui, con tutte le varianti di colore, dal blu al rosa, al verde, al beige, davvero tutte. Unico, esattamente come il nome che porta, Frida. Un mix di colori davvero eleganti, ma anche eccentrici, ma ancora spumeggianti. Il fatto che comunque a ogni singolo colore sia stato dato il nome di un cocktail rappresenta appieno quello che è il carattere, ma anche i colori stessi presenti all'interno di questo stupendo filato. Cosa potreste realizzarci? Immaginate una meravigliosa tunica o ancora un abito un po' svasato, magari con un punto preso in vita, giusto così per risaltare un po' anche le vostre forme. O ancora un top o una maglietta però con un taglio squadrato. O ancora una gonna vita alta, lunga, in modo tale che possiate vedere e far risaltare tutte le meravigliose sfumature presenti all'interno di questo filato. O perché no un classico e stilosissimo foulard in pieno stile appunto Frida Kahlo. Insomma, lasciatevi ispirare e siate voi stessi, perché il Frida merita davvero di valorizzarvi. Io vi ringrazio per averci seguito, vi do appuntamento al prossimo articolo, ma vi ricordo, mi raccomando, di iscrivervi sul nostro canale YouTube e di attivare la campanella. Ci vediamo al prossimo articolo. Ciao!